Perché comunque, beh, io ho sempre lavorato in pallacanestro Cantù, nel senso che da quando ho 18 anni allenavo lì, quindi conoscevo tutti, conoscevo l'ambiente e questa è stata una cosa sicuramente comoda che mi ha aiutato. È ovvio che cambiare totalmente lavoro, per quanto lavorassi già come addetto stampa in un comune, è stato un pochino uno shock. Ho dovuto abituarmi, però devo ringraziare innanzitutto i dirigenti e prima di tutto il presidente Alessandro Corrado che mi ha dato questa possibilità. Ed è un'esperienza tuttora magnifica che io amo tantissimo e cerco di mettere nel mio lavoro il massimo impegno. Poi faccio un sacco di cavolate, però vabbè, quelle purtroppo capitano. Ma è giusto che ci siano, perché c'è da imparare, bisogna evidentemente fare qualche cavolata all'inizio. Ti chiedo, penso ci sia un lavoro, anzi sicuramente c'è un lavoro molto ampio che ti occupano parecchie ore della giornata, perché per molti potrebbe, l'addetto stampa potrebbe essere quello che quando c'è l'intervista degli allenatori lui è lì da parte, piuttosto che porta un allenatore, un giocatore per qualche intervista. Invece ci sono parecchi lavori prima, nel senso i vari giornali che ti chiedono, i vari personaggi che ti chiedono, dovrai mandare qualche articolo, cioè devi lavorare parecchio, più dei giocatori in campo forse. Beh sì, però è meno importante, ecco, diciamo che se i giocatori poi giocano male io non posso farci nulla. No, beh, sicuramente c'è un lavoro dietro, diciamo, a quello che si vede, che è abbastanza corposo, anche perché poi è una realtà come Cantù che comunque è familiare tuttora. È chiaro che poi bisogna anche sapersi un po' aiutare, un po' fare di tutto se serve, e ci mancherebbe altro. Sì, la settimana è impegnativa, anche perché comunque mi sono tenuto il piacere ma anche il dovere di allenare, per cui devo un pochino far combaciare queste diverse esigenze, però ce ne fossero di lavori così, Fabrizio, possiamo dirlo, quindi non lamentiamoci. No, sicuramente lo fai con entusiasmo, la cosa più importante, infatti poi parleremo anche di questo, perché non è solo detto stampa, ma continua il tuo lavoro sul campo da allenatore. Entreremo poi nel dettaglio di per la pallacanestro Cantù. Diego e Giuseppe, se avete qualche domanda per Luca. Io devo anche confessare che Luca è stato anche mio ex allenatore, quindi so bene le sue doti tecniche. Io partirei subito con una domanda, un out, meglio fare l'allenatore o l'addetto stampa? Ma guarda, meglio fare l'allenatore, però bisogna anche riconoscere che probabilmente sono più portato a fare l'addetto stampa, al di là dei tuoi complimenti, per cui va benissimo così, è un lavoro che io amo, che poi è quello per cui ho studiato, perché mi sono laureato appunto in scienze della comunicazione, perché volevo fare questo lavoro, poterlo fare nella pallacanestro è davvero un sogno che si realizza. Poi allenare è la cosa più bella del mondo, per cui questo va sempre ricordato. E come detto, visto che tu sei anche un po' una guida per i giocatori nuovi di Cantù, soprattutto quelli extracomunitari, in questo inizio di stagione qual è il giocatore che ti ha colpito di più, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano, personale? Ti devo dire che questo gruppo è fantastico, nel senso che sono tutti ragazzi disponibilissimi e questo è un grande aiuto per il mio lavoro, perché davvero non c'è nessuno che dica di no un'intervista, una presenza in radio, non ho nessun problema a coinvolgerli, a convincerli. Se devo citare una persona che poi, anzi due ne citerei, Nicolas Mazzarino non si può non citare, lui è davvero un esempio pazzesco. E l'altra persona che io cito sempre volentieri è Anthony Giovacchini. Giovacchini è una persona con dei valori umani veramente molto marcati, per cui questo gli va riconosciuto. Poi c'è Mickey Mian è semplicemente un genio, cioè veramente, è una persona incredibile. Come sta procedendo l'ingresso nel sistema squadra, non solo tecnico ma anche di spogliatoio di Mizov? Nel senso, 3 settimane di lavoro, 2 partite che per ragioni diverse non avevano senso, quando si giocava prima contro Siena, poi contro Napoli, appunto come procede l'inserimento tecnico e in spogliatoio di Mizov? Guarda, dell'inserimento tecnico ti sa dire sicuramente meglio Andrea degli allenatori. Ecco, Andrea parlava in settimana, come hai detto tu, di questo passaggio da Alfa ad Omega, cioè da Siena a Napoli, che è chiaramente disorientante, perché giochi con i migliori e settimana dopo giochi con una squadra di ragazzini, con tutto rispetto per l'impegno che hanno messo questi ragazzi in quella partita. È chiaro che tecnicamente questo può comportare dei problemi. Dal punto di vista invece umano, relazionale,
l'inserimento di Mizov secondo me procede molto bene, perché il fatto che sia un buon gruppo, che sia molto legato, molto unito, ha permesso, ha fatto sì che Mizov subito si trovasse a suo agio. Lui è un ragazzo timido davvero, nel senso che è introverso, non è un chiacchierone, però in questo gruppo penso che possa davvero trovarsi bene, anche perché mi sembra un giocatore di una completezza tecnica e di doti di fondamentali rare, e quindi questa cosa credo che servirà molto alla nostra squadra. Tra l'altro mi ero dimenticato, nel curriculum di Luca c'è anche il radiocronista, che ha fatto due radiocronache in trasferta vittoriose sia l'una che l'altra per Radio Cantù, quindi vabbè, altro appunto sul palmarès, sul curriculum di Luca Rossini. Quarta testa di serie alle Final Four, volevo sapere una parola di Luca su questa posizione, sperata e ispirata, come siete soddisfatti? Orca miseria, sì, ispirata, altro che soddisfatti, nel senso che poi a inizio anno nessuno pensava onestamente che ci saremmo trovati quarti alla fine del girone di andata e che saremmo stati una testa di serie per le Final Eight, per cui la gioia è tanta, il merito è dei giocatori, ma soprattutto di coach Andrea Trinchieri, che ha saputo davvero cementare il gruppo e si è dimostrato un allenatore con delle capacità tecniche di assoluto livello. Ci aspetta un girone di ritorno lungo e secondo me complicato, non perché voglio portare ironia subito, ma perché ci sono tante squadre che adesso sono dietro, ma che possono contare su organici probabilmente, diciamolo, anche più forti del nostro, nel senso che poi l'automatica Roma, con tutti i giocatori che ha, di ha delle difficoltà di chimica, si può pensare che possa crescere, possa migliorare in questo girone di ritorno. Lotteremo come sempre con le unghie e con i denti, perché questo gruppo davvero un gruppo che ha un'unione, ha una capacità di stare in campo, una capacità di lavorare durante la settimana che è qualcosa di inusuale, e quindi credo che questo possa essere di buon auspicio poi per il nostro girone di ritorno. A proposito di Coppa Italia, ricordiamo anche qualche numero, nel senso quando si gioca. Si parte ovviamente giovedì 18 febbraio, si gioca alle 18 Pepsi Caserta contro Canadien Solar di Bologna, e alle 20.30 si gioca Armani Cis Milano contro AR di Avellino. Mentre venerdì 19, il giorno in cui giocherà Cantù, si gioca prima Montepaschi Siena Sigma Coatings Montegranaro alle 18 e poi NGC Cantù Angelico Biella alle 20.30. Ricordiamo poi che sabato 20 febbraio appunto sono in programma le semifinali, domenica 21 la finalissima, quindi staremo a vedere chi saranno le quattro semifinaliste e poi le due che si contenderanno la Coppa Italia per questa stagione 2009-2010. Tutte le gare ovviamente saranno trasmesse in diretta su Sky Sport 2. È sempre bello vedere otto squadre che si trovano in un unico palazzetto, si gioca una dietro l'altra. Attenzione all'ordine pubblico, però anche qui attenzione a qualche decisione, nel senso che comunque ci sono tifoserie che magari, per usare un eufemismo, non si amano. Il bello è vedere otto società che se la giocano in due giorni, tre con la finale. Il brutto è gestire otto tifoserie che arrivano anche se si gioca ad Avellino, o meglio, visto che si gioca ad Avellino, visto che Avellino e Caserta hanno le due squadre in queste Final Eight, quindi sono lì vicinissime, arriveranno in massa. Come gestirvi? Beh, le Final Eight sono una cosa bellissima, perché il fatto appunto di giocare due partite al giorno, di avere il palazzetto spesso pieno, che poi tutte le squadre giocano lì, si ritrovano lì, è davvero una cosa emozionante, una bellissima formula. Questo va riconosciuto, che su questa cosa la pallacanestro italiana ha azzeccato davvero una formula interessante per giocarsi la Coppa Italia. Sull'ordine pubblico non so, io non sono tanto preoccupato, penso che ormai nel basket si sia raggiunto un adeguato livello di maturazione da parte di tutti. È chiaro che ci sono rivalità storiche, è giusto che ci siano, è chiaro che però trascendere credo che non aiuti nessuno, e quindi sono convinto che poi i grossi problemi nella location di Avellino, che per me è del tutto nuova perché non ci sono mai stato, dico la verità, non ci saranno. Anche noi non ci siamo ancora stati, sistemato qualche anno fa per l'Eurolega, quindi un Palla del Mauro rimesso a lucido che tornerà a cedere il riflettore per una competizione importante che ha visto la stessa Avellino protagonista e vittoriosa qualche anno fa, prima che poi Siena vincesse l'unica coppa che gli mancava. 21...